peel me a grape, crush me some ice. Ti ho svegliata? Scusa, ma di notte mi prendo un attacco di fame. Mele verdi. Me le ha prescritte la dottoressa. Sai come si dice? Una mela al giorno toglie il medico di torno. Io ne mangio tre di notte e ottengo l'effetto contrario. Sta per uscire. Stavolta mi sa di sì. Oh, ma non è che poi fuori fai finta di non conoscermi? Perché? Certi maligni dicono sempre che io in società sono imbarazzante. Ma non è vero. Io ho sempre avuto un solo motto nella vita. Sobrietà. La dottoressa Stracci Puletti, la migliore logopedista d'Italia. Cominciamo subito. Sussurri e sibili, sciamano soavi e suadenti, simili a senili singhiozzi sottratti a stenti senza senso. Ripeti. Sussurri e sibili... Basta! Sei una cagna scandalosa, ne sei consapevole? A parole! Sì! Noi abbiamo fame da morire. Questa invece è Bogdana, la sua inseparabile badante. Hai cucinato, Bogdana? Signora, lei sa da contratto sindacale. Io no cameriera, io dama di compagna. Io no cucina, no lava, no stira e no cambia pannolone. Oh, oh Laura, là. Sì. Ma trovi pure il tempo di andare a fare jogging? Ma non è che ti sei andata a fare la vacanza, te, no? No! Sì, ma te... Che dici? Fa al mercato! Mazza, va a fare spesa con me, ci vieni mai! Ti faccio parlare con una signora! Capito? Tenga un attimo e mi muovi, ma va, Yes. Pronto? Yes. Chi è? Come ti chiami? Che è lo che passa? Che è lo che passa? Tranquilla! Guarda che io non lo capisco lo straniero, ma la voce della zozza! La riconosca, capito? È scappata da casa! Buongiorno! Buongiorno, mi posso sentire? Volevamo mezzo chilo di vongole. Pronto. Ma queste schizzano proprio, eh? E queste sono vive, signore. Ma come che le tenete dentro l'acqua? Nell'acqua? Eh. Per spurgare, signore. Ma io non ho mai visto comunque dentro l'acqua. A Roma non usa così. Che le mettete dentro al vino, signore? No, dentro al vino, all'asciutto. E quindi siete di Roma, signore? Sì. E come da queste parti, signore? Semplice curiosità. Perché mio marito è di queste parti. Ah, è di Napoli? Di questo quartiere? Sì. Ah. Allora, arrivederci e grazie. Arrivederci a voi. Magari ci rivediamo. Noi qua siamo. Tu come stai invece? Benissimo. Sicura? Sono arrabbiata. Non volevo che andasse così. Però vedrai che una soluzione la trovo, eh. C'ho già un'idea. Sai come si dice? Quando si chiude una porta si apre un portone. E io già l'ho visto. Basta che citofono. Come sto? Signora, non glielo dico per vendere, ma questo rasa avorio è la morte sua. E un rosso fuoco non mi donerebbe di più? Qualsiasi colore le starebbe bene. Vabbè, certo peccato, eh. Mi calzava così bene. È bellissimo. E se ci stringessimo un po'? Come sei brutta. Anche io ti voglio bene, signora.